Allora, buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti questa sera. Allora, abbiamo voluto fare questo incontro oggi in questa sala in cui presenteremo un po' il progetto di Viviamo Corbetta. L'abbiamo voluto fare in questa sala perché è una sala simbolica. Qui prima c'era l'ex tesoreria comunale, c'era la BPM e è stato un progetto proprio dei consiglieri, degli assessori di Viviamo Corbetta di ristrutturare questa sala per renderla fruibile alla cittadinanza come una sala dei ricordi, no? La Corbetta di una volta, in modo che non vada perso la storia di quella che era Corbetta. Vedete, da qua vogliamo partire, anzi vogliamo ripartire come gruppo, come Viviamo Corbetta. Pensato, abbiamo realizzato che forse bisognava costruire qualcosa che andasse oltre i partiti, perché stiamo parlando di Corbetta e che fosse qualcosa che si occupasse principalmente di Corbetta. Viviamo Corbetta è un nome, è una sigla, è una lista civica, ma è un po' quello che rappresenta tutto ciò che abbiamo fatto finora in amministrazione. E ora siamo qui perché vogliamo capire e vogliamo continuare a fare queste cose, no? E che cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare nello sviluppo dei servizi per i cittadini, no? Nello sviluppo di Corbetta, in modo che Corbetta possa diventare, possa tornare a essere quello che è il fiore all'occhiello. Vogliamo che i cittadini siano al centro della nostra attività. Vogliamo un'amministrazione che sia più coi cittadini, vogliamo un comune aperto, no, alle associazioni, ai cittadini, così come abbiamo iniziato a fare in questi 5 anni. Questa occasione possa essere l'occasione giusta per farmi candidare. Mi lancio in questa sfida. Mi lancio in questa sfida perché abbiamo un progetto bello, un progetto interessante che è molto diverso rispetto a quello della prossima. Presenteremo la lista e vedrete che è un gruppo di persone che sono rappresentative di tutta la città. Quindi sono persone che con il loro impegno, le loro competenze, rappresentano bene un gruppo di persone che è pronto per amministrare bene Corbetta. In caso di vittoria sappiamo di poter far bene perché abbiamo le competenze, abbiamo la voglia, abbiamo le capacità, abbiamo l'entusiasmo, la voglia di mettersi al servizio dei nostri cittadini e siamo sicuri che noi ci mettiamo insieme, vinciamo, ma se vinciamo amministriamo bene, perché per il bene del nostro perché comune. Vorrei intanto ringraziare il sindaco Antonio Balzarotti per quello che ha fatto in questi 5 anni per la città con questo progetto. Insieme a Viviamo Corbetta ci sarà un'altra lista che mi sosterrà e stiamo lavorando per una terza lista.